Farmacie comunali di tutta Italia a convegno a Pisa nelle giornate del 28 e 29 novembre, nella quarta giornata nazionale durante la quale è stato presentato un disegno di legge di modifica della legge 124 del 2017 per quanto riguarda i modelli di gestione e la titolarità delle farmacie pubbliche e private. L'importanza dell'evento è declinato nel fatto che la farmacia comunale o privata convenzionata in tutte le sue forme è importante per dispensare salute sul territorio. Oggi l'ottima organizzazione pone dei temi che sono fondamentali circa il futuro della farmacia e della salute degli italiani nel domani e per questo è importante che le istituzioni ci siano e molto modestamente ci sono a dare supporto a questa grande iniziativa che potrà declinare la farmacia del domani. Tutti quei servizi di prima istanza che oggi purtroppo con la chiusura di ospedali e punti di primo soccorso, pronto soccorsi, non sono più prossimi al cittadino, tutti quei servizi si potranno svolgere, si possono svolgere in farmacia. Quindi oggi il governo dovrebbe dotare economicamente le farmacie comunali e private in modo da poter erogare i servizi. Ad accogliere gli addetti ai lavori arrivati da tutta Italia è stato Andrea Porcaro D'Ambrosio, amministratore unico di farmacie comunali di Pisa SPA. Il focus di questa quarta edizione delle giornate nazionali delle farmacie comunali che si sta svolgendo a Pisa è appunto collegato alla funzione sociale delle farmacie pubbliche e private. La farmacia è l'ultima, ma solo per ordine, non per importanza, l'ultimo anello di una catena molto più ampia e più lunga che è quella collegata al sistema sanitario, dunque al diritto della salute. La farmacia da sempre nella sua storia rappresenta uno dei presidi di prossimità più importante, dunque oggi noi vogliamo affrontare un'analisi che sia capace di fotografare la realtà attuale e di proiettare il sistema della farmacia su un outlook 2020-2024. In una fase storica in cui si assiste alla soppressione di tante realtà ospedaliere periferici in una sorta di accentramento in grandi poli o hub sanitari, la funzione della farmacia è sempre più importante. Nella prima giornata si è svolta la giunta esecutiva di Assofarm, mentre la seconda giornata è stata dedicata al convegno Esperienze europee e salvaguardia del ruolo sociale delle farmacie pubbliche e private italiane. Numerosi gli interventi degli ospiti partecipanti. Sono circa 1.660 le farmacie comunali presenti su tutto il territorio nazionale. Queste farmacie dovrebbero rappresentare il front office del Servizio Sanitario Nazionale di quello regionale, rappresentando per tutti i cittadini il punto di riferimento per quanto riguarda la salute. Io passerei immediatamente la parola al dottor Francesco Macchia, presidente di ISPE. E vi do il benvenuto a nome della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Il nostro laureato sa anche dare assistenza e saper ascoltare la persona e non il cliente. Il convegno di oggi costituisce un momento essenziale per il lavoro che le farmacie comunali compiono sul territorio. Siamo convinti che il sistema delle farmacie con le farmacie comunali possa dare dei risultati eccellenti sotto il profilo sanitario, ma soprattutto per un'attenzione particolare nei confronti dei cittadini, per la cura dei cittadini. Siamo convinti che la professionalità del farmacista debba avere giusti riscontri sia in termini di remunerazione che di ruoli, perché il presidio territoriale farmaceutico sul territorio nazionale costituisce una garanzia sia sotto il profilo di ascolto e di risposta alle esigenze, ma soprattutto sotto il profilo sanitario. Grazie, grazie Andrea, grazie.